Mieros e Thanatos. Facciamo un percorso storico in questi due concetti. Questi due concetti che rappresentano un binomio, un'amicizia antichissima. Noi li vediamo sicuramente trattati da Freud. Pensiamo al passaggio del 1920, al di là del principio di piacere, in cui Freud sembra per la prima volta sembra accostare al principio di vita, alla pulsione per la vita, Lebenstrieb, dice Freud, con cui traduce il concetto di eros, di amore, accosta la nozione di Todestrieb, che significa pulsione di morte. Ecco, quindi cerca di spiegare la coappartenenza, la vicinanza di questi due mondi che sembrano così estranei tra di loro, quello dell'amore e quello della morte. La prima cosa significativa che notiamo è che anche nel caso della morte dice Todestrieb, dove trib significa impulso, e ovviamente l'impulso è quasi una sorta di sinonimo di eros, di amore, no? Che cos'è Eros se non l'impulso? Poi lo vedremo attraverso il simposio di Platone, il tentativo appunto di possedere ciò di cui si è mancanti. Ecco, quindi una sorta di comunanza la vediamo già da qui, però io non voglio parlare di Freud, io voglio farvi vedere che questo binomio appunto antichissimo ha delle radici che si fondano appunto nel momento più aurorale della storia della nostra civiltà. Quindi andiamo proprio agli inizi, andiamo a uno dei primissimi scrittori, poeti della nostra civiltà, mi riferisco ad Esiodo. Esiodo scrisse, come forse sapete, due testi importanti, la Teogonia e poi le Opere dei Giorni. La Teogonia, come ci dice il titolo, racconta la genesi degli dèi, diciamo l'albero genealogico degli dèi. E quando Esiodo inizia a spiegare quali sono le divinità primigenie, quindi quelle che precedono persino le divinità dell'Olimpo che conosciamo noi, quindi da Urano, Crono, Zeus e poi tutta la progenie di Zeus, ecco, dice che sono quattro le divinità primigenie. Abbiamo anzitutto Caos. Caos ci ricorda, pensate, la bocca aperta. Per dire Caos in greco si scrive con una lettera che è la chi, che va pronunciata spirale, quindi Caos è la bocca aperta, come dire il grande utero che tutto accoglie e da cui tutto comanda. Quindi in principio era Caos, però insieme a Caos ci sono altre tre divinità. C'è Gea, che rappresenta la terra, c'è Tartaro, che rappresenta ancora la terra, ma è la terra sotterranea, al principio più umbratile, è un principio maschile tra l'altro, quindi la zona degli inferi, se vogliamo. E poi c'è Eros, come quarta divinità, una relazione che mette insieme tutto questo, che mette in moto il meccanismo. Quindi Eros è tra le prime quattro divinità. Però poi, andando un po' più avanti, vediamo che da Caos si generano la notte e Erebo. Erebo significa l'oscuro, l'oscurità, la tenebra, anche qui è un principio maschile. E quindi dall'unione della notte e dell'oscuro, dell'oscurità, nasce Thanatos, che appunto è la morte. Ecco, quindi Eros e Thanatos, già amore e morte, già in Esiodo, sono divinità ancestrali, sono tra le primissime, da cui poi appunto si genereranno tutte le divinità che invece conosciamo e che sono poi più celebri nella storia della religione greca. Quindi questo per quanto riguarda Esiodo. Però poi ovviamente un approfondimento su questo tema ce l'avremo un po' più avanti, ce l'avremo sicuramente con Platone. Platone offrirà una sorta di diciamo così, fenomenologia della nozione di Eros. Cercherà di descrivere l'amore da quasi tutti i punti di vista possibili e immaginabili. Questa è la grande sfida di Platone nel simposio. Adesso vorrei percorrere alcune tappe del simposio di Platone, facendo notare innanzitutto questa cosa, che Platone pone l'accento su Eros, tra Eros e Thanatos e Eros a dominare, e vedremo che questa scelta di Platone poi coinvolgerà tutta la storia del pensiero occidentale, tutta la storia del pensiero occidentale fino al XIX secolo, darà una sorta di primato, concederà un primato a Eros rispetto a Thanatos, all'amore rispetto alla morte, come struttura, come dinamica attraverso cui descrivere la vita. Adesso lo vediamo in Platone. Simposio di Platone. Platone, sapete, scrive i dialoghi,
scrive 37 dialoghi, uno di questi dialoghi appunto è il simposio. Il simposio è un convito, immagina un banchetto, immagina che si svolga questa cena ad Atene, in cui è invitata l'intelligenza dell'Atene del IV secolo a.C. Ci sono tutti gli intellettuali più in vista presenti, convitati a questa cena. Si mettono d'accordo e dicono: cerchiamo questa sera di filtrare il vino un po' più del solito, cerchiamo di bere un vino un po' meno denso questa sera, in modo tale che non ci piacchiamo troppo e possiamo continuare a parlare. Quindi sì, saremo un po' ubriachi, tra virgolette, ma non troppo ubriachi, perché il compito di ciascuno questa sera sarà quello di tessere una lode per Eros, per amore. E quindi tutti i convitati cominciano a parlare. Per primo inizia Fedro. Fedro fa un discorso abbastanza semplice, diciamo così, appunto quello legato alla tradizione. Cioè ripete più o meno le cose che vi ho detto io prima, a proposito di Esiodo. Quindi cita Esiodo e dice: ecco, la tradizione vuole che Eros sia una delle divinità originarie. Bene, questo è il discorso di Fedro. Dopo il discorso di Fedro interviene Pausania. Pausania è, quindi, è il primo che divide in due l'amore. Forse è noto che quando si parla di amore platonico ci si riferisca a una sorta di amore più intellettuale, meno carnale. Ecco, il primo che in questo dialogo fa questa distinzione appunto è Pausania. Pausania dice: esistono due Afroditi, c'è un'Afrodite Pallenia, Pallenemos, cioè legata a tutto il popolo, che riguarda tutto il popolo, e poi c'è un'Afrodite Urania, che invece riguarda il cielo, Uranus, il cielo. E così nascono due Eros. Avremo un Eros pandemio, un Eros legato ai corpi, legato all'istinto, alla volontà, da una parte, ma dall'altra invece ci sarà un Eros celeste, ci sarà un Eros che desidera qualcosa di spirituale, non qualcosa di materiale. Bene, questo è il discorso di Pausania, però poi le cose sono molto più profonde. Infatti ridurre l'amore platonico a questo ovviamente sarebbe pochissima cosa. Il discorso successivo è molto interessante, parla Erissimaco. Erissimaco è un medico, in quanto medico è come se proponesse se portasse la teoria più scientifica presente al tempo. E quindi infatti Erissimaco racconta che Eros va pensato come una forza cosmica. Ecco, pensate a questa cosa poi, che grandissimo seguito avrà in tutta la storia del pensiero, che ne so, il Conatus di Spinoza, la volontà di Schopenhauer, eccetera. Eros, secondo Erissimaco, è quella medesima forza che agisce nel sasso che cade, nell'animale che è affamato, nell'uomo che è innamorato, eccetera. Eros è una forza universale che muove tutto. Tutto ciò che si muove per il fatto che, tra virgolette, non sta bene dove sta, e quindi ha bisogno di qualcos'altro. Ecco, questo per quanto riguarda il Simaco. Poi c'è forse il discorso più celebre, cioè il discorso di Aristofane. Aristofane, come sapete, è un commediografo di fama, un commediografo che aveva anche scritto la commedia, che forse avete sentito nominare, che si intitola Le nuvole, in cui deride pesantemente Socrate, e quindi sono a cena insieme. Poi l'ultimo a parlare ovviamente sarà Socrate, che cambierà le carte in tavola. E il discorso di Aristofane, vi dicevo, forse quello più celebre, perché è quello che di solito viene chiamato quello delle due metà, è quello in cui Platone, attraverso Aristofane, racconta che gli esseri umani in origine avevano una forma sferica, erano perfetti. Nel mondo greco l'idea di perfezione è legata alla sfera. C'è perfezione quando c'è qualcosa che inizia e finisce. L'infinito nel mondo greco è qualcosa di negativo, manca della fine, quindi non è perfetto. Ecco, quindi i primi esseri umani erano sferici, quindi per muoversi rotolavano su se stessi, avevano bisogno di quattro braccia, quattro gambe, due facce, una dall'altra, da una parte dall'altra. Erano doppi, erano il doppio di noi, ed erano di tre generi. C'erano quelli composti da uomo e uomo, quelli composti da donna e donna, e quelli composti da uomo e donna, il cosiddetto androgeno, cioè ciò che possiede la natura dell'uomo e della donna.
Ecco, succede che a causa proprio di questa loro perfezione commettono l'unico peccato che è contemplato nel mondo greco. Il mondo greco non ha questa idea di colpa, del peccato, però c'è qualcosa che l'uomo greco, da cui l'uomo greco deve prendere la distanza, è il cosiddetto peccato di hubris. Hubris sarebbe la tracotanza, sarebbe il levare gli occhi contro gli dèi, il fatto di, in modo superbo, somiglia un po' alla nostra superbia, di rifiutare il volere divino. Quindi cessano di fare sacrifici per gli dèi. Si riuniscono gli dèi, cercano di punirli, e viene in mente questa strategia. Pensano di segarli a metà, di tagliarli in due. E quindi nascono gli uomini come siamo noi. Ecco, noi non siamo altro che la metà di un uomo. E Platone ovviamente contempla tutte le forme di amore. Quindi nell'uomo uomo sarà contemplato l'amore omosessuale tra due uomini, nella donna donna l'amore tra due donne, e nell'androgeno invece l'amore tra uomo e donna. Il problema è che questi esseri così tagliati in due si lasciavano morire perché cercavano di ricongiungersi l'uno all'altro, ma non ci riuscivano. E quindi ecco che viene inventato l'amore, viene inventato l'amore sessuale, viene inventato Eros proprio per concedere a queste metà di ricongiungersi l'una con l'altra. E qui c'è una delle frasi più emblematiche del testo di Platone, in cui Platone scrive che ogni uomo non è nient'altro che il simbolo di un uomo. Bella questa espressione, perché dice così Platone? Perché simbolo in greco deriva da symballe, che significa gettare insieme, mettere insieme, ma il simbolo nel mondo greco era un oggetto, per noi oggi è qualcosa di astratto, era un oggetto, era un pezzo di coccio che veniva spaccato in due, ad esempio per siglare un rapporto di, non so, di amicizia, un rapporto commerciale, magari tra due famiglie, veniva spezzato in due in modo tale che poi i figli o i figli dei figli, i figli dei figli dei figli, riunendo questo coccio potevano siglare ancora quell'antichissimo accordo. E quindi ecco, il simbolo è appunto l'idea di andare a ricongiungere, andare a ricucire una unità perduta. Ecco, Eros non è altro che il rimettere insieme, il ricostituire un'unità originaria che c'è da sempre alle spalle, ma solo in modo fittizio, in modo immaginato, e che tremendamente l'uomo cerca sempre di ricucire. Questo è il discorso di Aristotele. Poi segue un discorso stilisticamente ancora più bello, cioè il discorso di Agatone, che è un esempio di una perfezione stilistica assoluta dal punto di vista retorico. Però non dice nulla, è semplicemente una lode di Eros che con parole forbite, accattivanti e quant'altro spiega quanto è bello, quanto è buono Eros, eccetera. E poi, come dicevo, invece arriva Socrate. Socrate muta completamente lo scenario, cambia le carte in tavola, crea scompiglio Socrate. In che modo crea scompiglio? Dicendo che belli tutti i discorsi precedenti, tutti quanti avete fatto una lode di Eros, avete detto quanto è bello, quanto è buono, quanto è bravo. Ecco, io invece farò il contrario. Io cercherò di mostrarvi che Eros non è affatto bello. Perché non è bello Eros? Se ci pensiamo, la cosa è abbastanza semplice dal punto di vista di Socrate. Eros che cos'è? È desiderio di bellezza. Quando ci si innamora, quando si ama, si desidera il bello, ovviamente. Ma chi già possedesse la bellezza, che motivo avrebbe di cercarla? Ecco che Eros non può essere bello. Questo non significa che sia brutto. Eros non è né bello né brutto. E qui c'è questa espressione di Platone, dice Eros è un ti metaxu, è un qualcosa di intermedio, qualcosa che sta a metà. Quindi sta a metà tra il bello e il brutto, e adesso qui viene il nostro punto, quindi il nostro collegamento con Thanatos. Eros è un daimon, è un semidio. Perché? Perché ancora una volta è un ti metaxu, è un qualcosa di mezzo tra vita e morte. Perché? Perché Eros è mortale e immortale al tempo stesso. Perché Eros sia mortale e immortale? Perché Eros muore ogni giorno, muore continuamente, ogni volta che la dinamica erotica si è compiuta. Ovviamente
Eros si spegne, ma pensiamo anche banalmente nel caso dell'appetito, della fame. Quando abbiamo fame, mangiamo, la fame non c'è più. Però Eros è ugualmente anche immortale, perché appunto è destinata a ritornare, la fame, il desiderio, l'appetito sessuale sono sempre destinati a tornare, eccolo di nuovo, ecco che ritornano di nuovo. E quindi la mortalità e l'immortalità fanno entrambe parte di Eros. Quindi Thanatos vediamo che morte, vediamo che in qualche modo si intravede tra i crepacci di questa struttura invece molto solida che ci propone Socrate. Poi il discorso di Socrate prosegue in un modo meraviglioso con il celebre mito della nascita di Eros. Ecco, questo probabilmente sì, vale la pena ricordarlo, però immagino che lo conosciate, perché la tradizione vuole che Eros sia nato da Afrodite e da Ares. Ecco, invece Socrate racconta un mito diverso. E attenzione, ecco, la cosa divertente è che Socrate dice che questo discorso lui l'ha ascoltato molti anni prima da una donna molto saggia, da una sacerdotessa di nome Diotima. Ecco Platone ci sta come dicendo che forse la verità ultima sull'amore la considera una donna che ce la racconta. E poi chiudiamo questo discorso, sperando di stare nei tempi, con Paolo Francesca, che sta anche in Dante, saranno le parole di Francesca, quelle famose tre piazzine, a dare una sorta di definizione di amore. Quindi anche Dante mette in bocca a una donna la definizione di amore. E quindi vediamo il discorso di Diotima, molto velocemente. Si chiede di chi è figlio Eros e racconta questo. Racconta che gli dèi si trovavano a un banchetto. Guardate che bello, guardate Platone che capacità. Questo è un discorso in un discorso, perché c'è qualcuno che narra che c'è stato un banchetto in cui questi stanno discorrendo, poi parla Socrate racconta che un altro gli ha raccontato, eccetera. E cosa racconta? Racconta di un altro banchetto, quindi a questo banchetto stanno raccontando di un'altra cena, una cena tra gli dèi però questa volta, una cena tra gli dèi in cui stanno festeggiando i natali della dea Afrodite, la dea della bellezza. E cosa fanno gli dèi? Invitano tutte le divinità, eccetto una. Chi non viene invitata? Non viene invitata Penia. Penia di solito si traduce con povertà, ma lo sentiamo anche nella parola, se lasciamo rispondere la parola, Penia ci fa venire in mente penuria, la mancanza, è qualcosa di mancante. Penia rimane fuori dalla porta sperando di poter elemosinare alla fine del pasto qualcosa, le briciole, eccetera, e invece trova di più. Tra gli dèi c'è Poros. Poros, dato che Penia è la mancanza, a volte viene tradotto con abbondanza, secondo me è piuttosto sbagliato. Poros in greco semplicemente indica la strada, il cammino, quindi potremmo tradurlo con l'espediente, forse potremmo anche andarci a proporre una sorta di arte dell'arrangiarsi, no? Un'arte un po' napoletana dell'arrangiarsi, quello di Poros. Questo rappresenta questo dio, quello che riesce a trovare la scorciatoia ogni volta. Solo che questa volta al banchetto degli dèi, Poros si ubriaca, quindi non hanno fatto l'accordo che avevano fatto i filosofi prima, esce ubriaco, Penia approfitta di Poros per poter rimanere incinta di qualcuno che avrebbe potuto migliorare la sua condizione, diciamo così.
diversi personaggi storici che si sono macchiati del peccato di Lucifero, che in questo girone hanno dannati peccatori carnali che la ragione submettono al talento. Qua dentro ci sono i peccatori carnali che colpa hanno commesso, hanno sottomesso la ragione al talento. Il talento è la volontà, e il piacere, quindi ancora una volta Eros. Cioè con la ragione non sono stati in grado di guidare la volontà, dice Dante. E quindi c'è tutta una carrellata di personaggi, ci sarà Semiramide, ci sarà Cleopatra, ci sarà persino Achille, Paride, Vidiparis, Tristano, e più di mille ombre e vostro omino mi ho gradito, no? Però poi a un certo punto vede due personaggi che non ha conosciuto direttamente, ma che sono un po' sulla bocca di tutti, perché era un fatto di cronaca di cui probabilmente in quei tempi si parlava. Appunto, i due innamorati, i due cognati innamorati, Paolo e Francesca, i due cognati innamorati che sono stati scoperti dal fratello di lui, che era un amico di lei, Gianciotto con la testa, un uomo deforme, a cui è stata data in sposa Francesca, e appunto scoperti insieme di uccidere. E in questo canto ci sono quelle tre terzine famosissime, nelle quali appunto Francesca ci dà, come dire, quasi tre definizioni di amore. E adesso secondo me vediamo in che modo torna il rapporto tra Eros e Thanatos, tra amore e morte. Dice così Francesca, poi dopo chiudiamo invece leggendo proprio tutto il passo che arriva fino a qui. Dice: amore, che al cuor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e in modo ancora mi offende. Amore, che a nudo amato ma perdona, mi prese del costui piacersi forte che come vedi ancora mi abbandona. Amore condusse noi ad una morte. Vediamo velocemente cosa vogliono dire queste terzie, probabilmente tutti conosciamo. La prima dice questo, dice amore che al cuor gentil ratto si apprende, cioè l'amore è quel sentimento che si apprende, che si attacca, che infiamma ratto, cioè rapidamente, immediatamente il cuore di chi è gentile, il cuore ingentilito, il cuore nobile. Quindi nel cuore di chi è nobile l'amore germoglia. Bene, l'amore che al cuor gentil ratto si apprende, prese costui, cioè Paolo, della bella persona che mi fu tolta, e in modo ancora mi offende, cioè fece innamorare Paolo di cosa? Della mia bella persona, del mio sembiante, del mio aspetto esteriore. Quindi fu un amore carnale quello per cui Paolo si invadì, si innamorò di me, e in modo ancora mi offende. Questo mi offende, i critici a volte lo interpretano in diversi modi, però sicuramente vuol dire che il modo, cioè l'intensità di quell'amore ancora mi turba. Perché la turba? Perché queste anime dannate sono le uniche in questa turba di dannati, perché in questo girone i dannati sono condannati a stare in questo vento, in questa fiera infernale che mai non resta, mena gli spietti con la sua rapina, voltando e percutendo di molesta. C'è una tempesta che sconquassa continuamente queste anime, e loro sono gli unici due che vanno abbracciati. Infatti dice: volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e pagano sia il vento essere leggero. Se ne vanno abbracciati questi due. Quindi questo amore ancora la offende. E poi aggiunge questo. Quindi l'amore si è impadronito di Paolo per la mia bella persona. Allora poi dice anche questo. Dice: amore che a nulla amato amar perdona. Cioè l'amore che non concede a nessuna persona che amata di non ricambiare l'amore. Discutibile, però queste sono le parole di Francesca, mi prese, cioè dato che lui mi amava, prese anche me del costui piacersi forte, mi prese con così tanta forza che come vedi ancora non mi abbandona, perché infatti ci vedi che siamo ancora abbracciati, no? E poi c'è il verso cruciale ai fini del nostro discorso, dice: amore condusse voi ad una morte. E qui fate attenzione a Dante, alla grande capacità di Dante di mettere insieme amore e morte. Amore condusse noi ad un amore. Amore e morte li ha messi nella stessa parola, è riuscito a legarli insieme. Ha creato questa,
questo endecasillabo meraviglioso in cui ha fatto vedere che lui la tradizione che metteva insieme questi due aspetti della vita che entrambi ci devono essere, però sapeva benissimo che stessero così. E poi dice Caina attende chi a vita ci spense, cioè la Caina, uno dei punti più bassi dell'inferno, attende invece Gianciotto. Queste parole da dove ci fuor porte, cioè non ci fossero queste parole. Quindi io chiuderei leggendomi non tutto il canto quinto, cioè se voi voleste, però leggerei semplicemente, anche perché siamo arrivati al limite del tempo, mi sembra di capire. Quindi vi leggo semplicemente la parte in cui Dante ci descrive l'incontro con Paolo e Francesca fino a questo punto. Dice così: poscia che io ebbi il mio dottore un udito nomar le donne antiche, i cavalieri, pietà mi giunse e fui quasi smarrito. Io cominciai: poeta, volentieri parlerei a quei due che insieme vanno e paio sia al vento essere leggeri. Ed egli a me: vedrai quando saranno più presso a noi, e tu a loro mi priega per quello amor che mena, ed egli andranno. Si tosto con il vento noi li piega, mossi la voce: o anime affannate, venite a noi parlare se altri non niega. Quali colombe dal disio chiamate, con l'ali alzate e ferme al dolce nido, vengono per l'aere dal volere portate, cotali uscire dalla schiera obbedito. A noi vedendo per l'aere maligno si porta tu l'affettuoso verità. O animale grazioso e benigno, che visitando vai per l'aere perso, noi che tignemmo il mondo di sanguigno, se fosse amico il re dell'universo, noi pregheremmo lui per la tua pace, da che hai pietà del nostro mal perverso. Di quel che udire che parlar vi piace, noi udiremo e parleremo a voi, mentre che il vento come fa si tace. Siede la terra dove nata fui, sulla marina dove un po' discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor, che al cor gentil ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta e il modo ancora mi offende. Amor, che a lungo amato ma perdona, mi prese del costui piacere sì forte che come vedi ancora non mi abbandona. Amor, condusse noi ad una morte. Caina attende chi a vita ci spense. Queste parole da loro ci fu apporte. Grazie.